Maurizio Belpietro! Amico, ma com'è? Eccolo qua! Buonasera! Saluti, buonasera! 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 Buonasera. Il collegamento c'è? Sì! Buonasera! Ah, benissimo, allora buonasera, da qui da Parla con me! Buonasera! Sono io, Serena Dandini, Dario Vergasso, adesso lo mando via, da fastidio probabilmente. Buonasera! Dica buonasera! Buonasera! Non gli è piaciuto? Sai com'è? Comunque buonasera, noi siamo Diciamo pure sto buonasera, vai, vai. Simpatico, grazie, simpatico. Grazie, cominciamo bene. Allora, entriamo nel vivo, come vanno le nomine del TG? No. Molti ritengono che sarà lei il nuovo direttore del TG1, è vero? Sì, eppure lei è uno dei candidati di cui si parla di più, dica la verità. Ma niente, questo è un cadeaux, me l'ha regalato un amico, protegge dagli attacchi di voi, frange di feccia di facinorosi di sinistra. Scusi, non le sembra di esagerare, sinceramente? Adesso, no. Lei c'è a sinistra? No. No, guardi, le voglio dire una cosa. Saremmo tutti contenti noi qui se la denominassero al TG. Sono stati direttori persone del calibro di Fede, Vespa, Rossella, voglio dire, non dimentichiamo di Wumba. In effetti noi uomini liberi della libertà libera non rifugiamo dalle responsabilità. Se il paese chiama io rispondo. Beh, insomma adesso addirittura il paese... Perché Arcore, cos'è, una metropoli? Arcore. Un centro commerciale, che so, l'eroe Merlino? L'eroe Merlino no, però allora ha ragione chi l'accusa di essere di parte, mi scusi. Posso dire una cosa? Certo. Ma che brutto arredamento che avete, sto divano rosso l'avete preso forse nel solito salottino della sinistra o è di mondo convenienza? È molto kids, lo sa? Grazie, sempre molto diretto e simpatico, Belpietro, comunque per inciso io sti famosi salotti della sinistra non so neanche come sono fatti, no? Tanto per dire. Sì, 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 vabbè, dite tutti così. Allora mi faccia queste domande faccia a feccia. Ah, da faccia a feccia, sapete che sto Belpietro per quanto si sforzi io lo trovo simpatico. No, questo non glielo permetto. Perché? Io sono simpatico come un tampone prostatico. Che metafora poetica! Comunque, volevo fare una domanda. Che telegiornale farebbe se, e sottolineo se, al timone del TG1 ci fosse lei? Ci fosse lei, che è? Innanzitutto bisogna essere bravi, ma anche fortunati. Sì. Non sempre ti capita una botta di chiulo come Ariotta che ha chiuso in bellezza con sta storia del terremoto e ha fatto il picco di sere. Beh, la prego, su, non esageriamo, perché la storia del terremoto. Io comunque farei un TG libero, equilibrato, bravo, che tratti tutti allo stesso modo. Se il governo facesse qualcosa di buono, non avremmo mai paura a dirlo. E ovviamente farebbe lo stesso se facesse qualcosa di sbagliato. Certo, certo. Se l'opposizione facesse qualcosa di orribile, insensato, cerume, caca, pius, non avremmo remole a sottolinearlo. Sì, lei mi sembra già pronto per il TG1. Perfetto. Tornando all'argomento, sì. Caldo, al rapporto politica e informazione. Volevo fare questa domanda. Fini e Berlusconi hanno definito indecente la puntata di Anno Zero sul terremoto. Lei cosa ne pensa di questi attacchi a Santoro? Guardi, io sono per un'informazione libera, non ho pregiudizi e dunque non avrei problemi ad andare in onda al posto di Santoro, della Gabanelli o del TG3. Anche andare in onda al posto suo, sa? Perché posso dire una cosa? Prego. Lei ha un taglio di capelli veramente orrendo, se lo lasci dire da me che sono un uomo libero. Liberissimo, grazie, veramente. Sono come quei vostri ospiti ipocriti che fanno sempre i complimenti, gli attori, no? Serena De Chi e Serena De Lì. Ma va a tagliare gli alberi, va a lavorare! Io dico quello che voglio, io sono una persona libera. Sì, guardi, però tutti siamo per la libertà, adesso non è che c'ha, come dire, predominio. No. Come no? Se non la voti vuol dire che non la vuoi la libertà. Ah Belpietro, meno male che tutti conoscono la sua rinomata indipendenza, altrimenti questo continuo citare la libertà sembrerebbe pubblicità subliminare per un partito, ma invece... Posso dire una cosa? Prego. Lei ha delle scarpe veramente orrende, sa? Sono molto trash. Ma come trash? Ma ho detto che era sexy, il mio costumista... Ho detto trash, non sess. Ho capito. Comunque, torniamo alle cose serie, va bene? Nei suoi editoriali lei sostiene che non ci sia poi tutta questa crisi, che sia un po' una... Ma il lavoro c'è, basta andarlo a cercare, ci sono un sacco di posti liberi, basta guardarsi in giro. Uomo statua, lucidatore di fanari al semaforo, statua. Così ci liberiamo di tutti sti extracomunitari. Mimo triste, madonnaro, Mimo gattara, triste. Collaudatore di Arbor Magique, assaggiatore di stravecchio oppure aiutante per fototessera. No. Allora anche il direttore del TG1 per esempio è un posto vacante a cui lei per esempio potrebbe... Allora, no. Senti, fa una cosa, vai io a portare un po' di sfiga a questi della sinistra. Guardi, glielo do che è ancora vivo. No! Venga! Povero gattino, scusi, ma perché si rigidisce così? Non sarà mica superstizioso lei? No, no.
come dice Stevie Wonder, I ain't no superstition. Bene, allora se è così le posso fare tanti auguri per la sua nomina. Posso dire una cosa? No, no. E invece io gliela dico, perché io sono un uomo libero. A Pasqua ha preso mica qualche chiletto? Te sei mangiata due bacche a scottadito, te sei mangiata spaghetti e carbonari, eh? Guarda che si vede, eh? Anche se porta il vestito nero si vede benissimo. Che sagoma, allora augurissimi, per il suo futuro auguri lavoro. Auguri a lei. Auguri, no, davvero auguri sinceri. Auguri a lei e a sua sorella. Ma non sarà, non penserà mica che vogliamo portarle no. male. Le faccio gli auguri perché ne ha bisogno, con quel vestito dozzinale. Dov'è che l'ha preso? Dai cinesi? Senta, allora chiudiamo il collegamento e comunque ancora auguroni grossi grossi. Posso dire una cosa? Prego. All'immortacci vostra. A lei e a famiglia, grazie. No. Un modo, sì, come no, è un modo, è un modo di salutarci di noi giornalisti un po' scapigliati, è vero? No. Sì, come no, era così, la facciamo sempre, noi per simpatia. Posso dire una cosa? Sì. No. Senta, siamo sempre d'accordo io e lei, vogliamo chiudere il collegamento? No.